notizia di oggi sembrerà quasi più una lista della spesa piuttosto che una bella notizia corposa, ma il fatto è che la Disney ha deciso di rilasciare tutte le date di uscita dei prossimi film dal 2017 al 2019. E la lista è così succosa e piena e croccante, succulenta, che non potevo non parlarvene. Partiamo subito. Allora, intanto ci sarà Il Libro della Giungla 2. Come avevo già annunciato prima che il primo film uscisse nelle sale, questi avevano già deciso che basta, Il Libro della Giungla 2 si fa e buona, e lì, vabbè, siamo tutti d'accordo. Poi, allora, siccome la Disney sta cosa del live action gli ha preso proprio bene, no? Nel senso che ora voglio fare solo live action, quasi praticamente, avremo un live action incentrato su Crudelia Demon con protagonista niente po' di meno che Emma Stone. C'era già un live della carica dei 101 degli anni 90, questa volta però il film sarà incentrato solo su Crudelia. Vedremo un po' cosa ne uscirà fuori. Ci sarà poi un film su Dumbo realizzato da Tim Burton e veramente non so che cosa aspettarmi, ma spero vivamente che Tim Burton ricominci a fare un po' le cose creepy, visto che gli ultimi suoi film non mi hanno proprio emozionato quanto i primi film. Quindi Tim, magari se stai guardando questo video capisci l'italiano, non c'è niente da fare, prendilo come un consiglio d'amica, ecco. Il sequel di Mary Poppins, e anche questo ne avevamo già parlato, con Emily Blunt come protagonista. Maleficent 2, ovviamente ancora con la cara Angelina Jolie. Il live action di Campanellino Tinkerbell con Reese Witherspoon, che secondo me ci sta benissimo, quindi sono contenta. Altri due titoli che sinceramente non conosco, non ho ben inquadrato, che uno si chiama A Wrinkle in Time e Jungle Cruise con Dwayne Johnson, The Rock, quindi non so cosa aspettarmi, cioè Disney con The Rock, wow, ok. E a quanto pare ci sarà pure un film chiamato Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, diretto da Lars Hallström, che tra l'altro è il regista di Hachiko e di Chocolat, che sono due film che io adoro, e adoro anche Lo Schiaccianoci. E quindi grazie Disney che ci fai sempre questi film belli e noi ti diamo un sacco di soldi, perché te li meriti comunque. Spero che la lunga lista di oggi vi abbia fatto piacere, fatemi sapere cosa ne pensate di questi titoli, se siete sorpresi, se gli attori coinvolti vi convincono o no, con un commento qua sotto. E mi raccomando, controllate anche le altre notizie di oggi e dei prossimi giorni, di sempre, guardando www.skriwick.it o scaricando l'applicazione. Noi ci vediamo sempre qua. Questa sarà la mia ultima news dal Giappone, purtroppo, perché dalla prossima si torna in Italia. Ciao!